Buongiorno da Luciano, questa mattina è una splendida giornata perché per chi come me ama le case, trovarsi qui in questa bellissima villa è veramente un piacere lavorare. Vi do delle piccole nozioni generiche, ecco, giusto per cominciare. Innanzitutto abbiamo un parcheggio, anzi in realtà ne abbiamo due di parcheggi. Abbiamo anche una piccola area giochi per i bambini da questa parte, ma quello che rimane subito all'occhio è la vista mare che abbiamo da questa parte. Quindi parliamo di una villa con 4 unità abitative, 3.000 metri quadri di giardino e 3 ettari di terreno agricolo adiacente. Ma andiamo a vedere la villa, seguitemi. Questa mattina me ne approfitto che abbiamo un operatore bravissimo, quindi non faccio altro che andare in giro e camminare. La casa, ripeto, a 3.000 metri quadri di giardino, per una superficie della casa che occupa due livelli da 180 metri quadri. Quindi, sempre nella sintesi, questa splendida villa con questa piscina, con 4 unità abitative, 4 appartamenti trilocali, 3.000 metri di giardino e 3 ettari di terreno agricolo. Ma andiamo a vedere nello specifico abitazione per abitazione. L'abitazione è grande, quindi denomineremo con dei numeri le 4 unità abitative. Questa è l'abitazione numero 1. Se Christian ci fa vedere le immagini. Soggiorno con questa splendida piscina e con questo porticato da colazione la mattina, sicuramente. Anche la camera, come vedete, alzarsi la mattina sarà un piacere qui, con la vista mare e anche la piscina. E qui abbiamo un altro bagno e un'altra camera matrimoniale. Quindi due matrimoniali, un bagno, un soggiorno con una vista incantevole. Perfetto, andiamo all'abitazione numero 2. Perfetto, entriamo con il nostro operatore con questa bellissima scala in legno. Sulla nostra destra, qui troviamo subito una camera con suo bagno. Siamo al primo piano, naturalmente. La casa è tutto parquet, le serrande elettriche, dettagli che sono scontati per un'abitazione del genere. Naturalmente zanzariere, tutto quello che occorre. La casa non bisogna fargli niente. Da questa parte abbiamo un'altra camera, un altro bagno e il soggiorno. Naturalmente il soggiorno, la vista è sempre incantevole. Con questa penisola, è veramente veramente perfetta in ogni dettaglio. E da questa parte abbiamo il bagno, alla quale ci si accede da un portoncino dal disimpegno oppure direttamente dalla camera. Questo potrebbe essere la buona occasione per renderlo un'attività commerciale, quindi ogni camera ha il suo bagno. Punto, velocemente andiamo a un'altra abitazione. Seguimi. La casa è così grande che cerco di farvi vedere un po' tutto. Ecco, ci tenevo, prima di entrare alla terza abitazione, di farvi vedere questo ingresso principale e quest'altro lato esposto verso est, se Christian mi inquadra, dove abbiamo anche un'altra parte di giardino, dove c'è
naturalmente un ombrellone, un gazebo con una bella paiolata, veramente bello con la vista mare. Anche qui si potrebbe cenare, pranzare, oppure qualsiasi cosa, una festicciola da questa parte. E questa è la terza unità abitativa posta al primo piano, che adesso Christian ci farà vedere. Avevo bisogno questa mattina di un operatore mobile, ecco, mobile, quindi un po' simile all'altro appartamento che abbiamo visto, quindi la camera matrimoniale, sempre con la vista mare meravigliosa. Ti apro la tenda. Da questa parte abbiamo il bagno della camera e se Christian mi segue andiamo da quest'altra parte, dove come l'altro appartamento, precisamente il numero 2, abbiamo il soggiorno esposto sempre che dà sulla piscina. Sulla piscina è sempre la vista mare, ce l'abbiamo ovunque. E se mi segui di qua abbiamo un altro bagno e un'altra camera. Stamattina purtroppo dobbiamo essere rapidissimi perché la casa è grandissima. Andiamo a vedere dopo di questa l'ultima unità, forse la più bella delle quattro. E questo è il bagno della seconda camera. Perfetto, ed eccoci arrivati all'ultima unità abitativa, al piano terra, con una vista magnifica anche questa. Se Cristiano ci può inquadrare, abbiamo subito l'ingresso con il soggiorno. Parliamo sempre di un trilocale con due bagni. Quindi da questa parte abbiamo subito la camera matrimoniale sulla nostra destra. Da quest'altra parte abbiamo una bellissima camera, forse la più bella. Meraviglioso alzarsi qui la mattina. E di qua abbiamo, se Christian mi segue, il bagno. Come avete visto, la casa è curata in ogni dettaglio, non ha bisogno di nessun lavoro. La casa è meravigliosa, è veramente un sogno, magari per una famiglia numerosa, per più famiglie, per un'attività. È una casa che ha mille possibilità. Riepilogo, quindi una villa con 3.000 metri quadri di giardino, 4 unità abitative in perfetto stato, pronte da abitare, questa splendida piscina e poi abbiamo in più 3 ettari di terreno agricolo. Quindi per ulteriori informazioni naturalmente ci potete consultare o sul nostro sito o sulla nostra pagina Facebook Casa Oggi Immobiliare, oppure ci potete contattare al numero che vedete sotto. Quindi io vi saluto, vi ringrazio e per me è stato veramente un piacere stare qui, una bellissima villa. Grazie e alla prossima, al prossimo video. Grazie.